Il buongiorno di oggi ci riporta già alla sera dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, con i discepoli sulla barca nel lago di Tiberiade in mezzo alla tempesta. Gesù giunge camminando sul mare, i discepoli si spaventano e non lo riconoscono subito, come avverrà poi nei racconti dopo la resurrezione da Emmaus in poi. Mi ha sempre incuriosito, si spaventano quando vedono Gesù, non quando compare la tempesta. Tante volte nelle nostre tempeste ci rintaniamo in un angolino di sopravvivenza e quasi ci dà fastidio a chi ci invita a venirne fuori, ad affrontarla, chi ci viene in aiuto. Oggi allora, allontanando non solo la paura, ma anche l'orgoglio che ci rende difficile accettare chi ci tende la mano, potremmo impegnarci a prestare attenzione all'aiuto che ci viene, di fronte alle nostre sere e alle nostre tempeste. Le nostre sere, le sere della vita, con le fatiche della vecchiaia, la sera di un momento bello che giunge al termine, la sera di una relazione che finisce magari per un lutto, per un tradimento, la sera di una giornata intensa con tutta la sua stanchezza, la sera di un progetto che è fallito, anche la sera in cui magari emergono ansie a cui non sappiamo nemmeno dare un nome preciso. Oppure le nostre tempeste, le tempeste di fronte a una difficoltà economica, le tempeste di fronte a un genitore malato difficile da assistere, a un lavoro che non riusciamo a portare a termine, a un impegno troppo gravoso a cui non abbiamo saputo dire di no. Quante persone oggi, anche senza camminare sulle acque, in qualche modo ci tendono una mano nelle sere e nelle nostre tempeste. Potremmo prenderci l'impegno di starci attenti, di accorgerci di loro e di non allontanarle. Rendiamoci umilmente disponibili a lasciarci salvare davvero dalla presenza di Gesù. Non solo a dirgli Gesù salvaci e poi rifiutare quando si presenta magari col volto di un fratello a darci una mano. Solo così Gesù arriva a dirci sono io, non temete. E quindi proviamo a saperlo cercare e riconoscere in chi ci è vicino nella tempesta, nella nostra sera sul lago di Tiberiade. E forse come il popolo di Israele che si fidava di Dio nel volto di Mosè, anche noi non solo arriveremo a Cafarnao, ma riusciremo addirittura ad attraversare senza paura il Mar Rosso. Ricordiamoci che è Pasqua. Buona giornata.